Siamo a Saluzzo in via Salita al Castello per parlare della mezza del Marchesato, la gara che arriverà la prossima primavera a Saluzzo, la prima edizione. Siamo insieme al sindaco di Saluzzo Paolo Alemano e anche al testimonial d'eccezione che oggi con noi ha girato il trailer per la mezza del Marchesato, Gelindo Bordin l'Olimpionico. Allora sindaco, una gara sportiva che arriva a Saluzzo nella prossima primavera, che vuole unire lo sport ovviamente anche al turismo, fa scoprire la città, può essere un veicolo promozionale anche per Saluzzo questo tipo di iniziative? Ma lo è sicuramente, una bellissima cosa, perché Saluzzo è già città del cammino, ma questo passo verso la mezza maratona ce lo possiamo permettere perché abbiamo delle persone che ci lavorano, un testimone di eccezione, delle squadre podistiche a base larga e con molto entusiasmo, e quindi pensiamo proprio che possa funzionare questo mix tra una città di eccellenza, delle squadre molto partecipate, molto vive e tanto interesse per mettere insieme sport, cultura e turismo. Bene, Gelindo Bordin invece nel 25esimo anniversario della vittoria alla maratona di Seul nel 1988, ovviamente ringraziandolo per essere stato con noi e per aver partecipato a questa iniziativa, chiediamo insomma l'impressione su Saluzzo e su questa giornata, su questa esperienza per il trailer che poi lancerà questa mezza maratona. Beh, la cittadina è veramente una cittadina molto interessante, ricca di storia, che avevo visitato alcuni anni fa, un po' l'avevo un po' dimenticata, la parte storica qui è molto bella e questo è un vantaggio anche per la manifestazione, perché solitamente quando si fanno delle manifestazioni popolari si trova anche un ambiente importante dove racchiuderle, dove poter portare la gente, diventa anche un elemento fondamentale, come dicevi prima, per il turismo. Sicuramente bisogna lavorare sul percorso, perché non correremo dove abbiamo fatto il trail stamattina, perché il percorso sarebbe molto duro, però magari poi un accenno alla parte storica la manifestazione sicuramente dovrà averla. Sì, si correrà tra Saluzzo, Manta, Verzuolo e Lagnasco, comuni del Marchesato, infatti un circondario diciamo ampio per valorizzare tutto il territorio. Ancora una domanda a Bordin prima di chiudere con il sindaco, la corsa è ancora tra le priorità nelle passioni di Gelindo Bordin? È ancora tra le priorità delle mie passioni, però purtroppo il lavoro mi porta via tantissimo tempo, riesco a coricare una volta, due alla settimana quando sono fortunato, e poi con il lavoro ogni tanto mi capita di tornare in mezzo a tanti tifosi che ho avuto. Per fortuna adesso ci sono anche qualche giovane che non era ancora nato ai miei tempi, anche se lo sport, purtroppo questo sport rimane uno sport legato alle persone di mezza età, è un po' lontano dall'atletica leggera vera, dove invece troviamo i giovani, però è uno sport molto bello. Purtroppo ci si avvicina solo dopo i 30 anni, perché si scopre la corsa come elemento di salute ed è una cosa molto bella, bisognerebbe riuscire a spostare il target un po' verso il basso. Bene, chiudiamo con il sindaco, ringraziamo Gelindo Bordin, sindaco che tra l'altro anche in famiglia ha dei corridori, quindi immagino che sia un mondo non del tutto sconosciuto, anzi sicuramente un mondo conosciuto. Allora diamo l'appuntamento a questo punto nella primavera 2014 per questo evento, sperando ovviamente che ci sia il supporto di tutto il territorio, come ovviamente il comune tramite la Fondazione Bertone ovviamente è in prima persona, sta dando a questo evento. Ma certo, io sono convinto che andrà bene, perché ripeto, ci lavoriamo con molto entusiasmo e ci sono tutti gli ingredienti perché diventi un evento importante fin dalla prima edizione, con delle prospettive di diventare un appuntamento annuale fisso per molte persone. Bene, grazie al sindaco Paolo Alemano e Gelindo Bordin, vi lascio, anzi vi faccio stringere la mano per suggellare questo momento, e così vi aspettiamo alla mezza del Marchesato. Bene.